Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 13 di gennaio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Stiamo facendo un cammino di lettura nella parola del Signore. Questa mattina noi leggeremo da Genesi capitolo 17 versetto 15 a Genesi capitolo 19 versetto 22. Andiamo insieme. Leggere insieme la parola del Signore. Genesi capitolo 17 versetto 15. Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti saranno anche da lei ci sarà anche un figlio. La benedirò e diventerà nazione, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la sua faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni e Sara partorirà ora che ha 90 anni. Abramo disse a Dio: oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con te, un patto eterno per la tua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che lui si moltiplichi e accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi e io farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione il prossimo anno. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo. Levandosi in alto, Abramo prese suo figlio Ismaele, tutti quelli che gli erano nati in casa e tutti quelli che aveva comprato con il suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa di Abramo, e li circoncise in quello stesso giorno come Dio aveva detto di fare. Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso. Suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circonciso. In quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figlio. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Genesi capitolo 18. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Manre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che 3 uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si portò un po' di acqua, lavatevi che i piedi e riposatevi tutto questo sotto questo albero. Io andrò a prendere del pane e vino, ristorerete, poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete stati passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e gli disse: prendi subito 3 misure di fior di farina, impastala e fa delle belle focacce. Poi Abramo corse dalla mandria, prese un vitello tenero e buono e lo diede a uno dei suoi servi, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Ed egli rispose: è nella tenda. E l'altro: tornerò certamente da te fra un anno, allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi e ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara mi rise dentro di sé, dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri?
anche il mio signore è vecchio. Il Signore disse ad Abramo: perché mai hai detto Sara, dicendo: partorirei io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: non ho riso perché ebbe paura, ma egli disse: invece hai riso. Poi quegli uomini si alzarono e volsero lo sguardo verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, infatti io ho prescelto, l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che egli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città, davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. I giudici di tutta la terra non farà forse giustizia? Il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò tutto il luogo per amor di loro. Abramo riprese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno? E il Signore: se ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e disse: forse se ne troveranno 40, e il Signore: non la farò per amore dei 40. Abramo disse: non si adire il Signore, e io parlerò, forse se ne troveranno 30, e il Signore: non la farò se ne trovo 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire del parlare al Signore, forse se ne troveranno 20, e il Signore: non la distruggerò per amore dei 20. Abramo disse: non si adire il Signore, e io parlerò ancora, questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10, e il Signore: non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Genesi capitolo 19, noi leggeremo fino al versetto 22. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andar loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi, poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi. La popolazione intera venuta da ogni lato, chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro.
Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: «Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori. Voi farete di loro quel che vi piacerà, ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venute all'ombra del mio tetto». Essi però gli dissero: «Togliti di mezzo, e ancora, questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli». E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stessero la mano, tirarono Lot in casa e con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: «Che hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo genere, figli e figlie, e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti, il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo». Allora Lot uscì, parlò ai generi che avevano preso le sue figlie e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città». Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. Versetto 15. Quando all'alba cominciò ad apparire gli angeli, sollecitarono Lot dicendo: «Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che se ne trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma egli indugiava e quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Lot rispose loro: «No, mio Signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola, e lascia che io fuga lì, e non è forse piccola, e così io vivrò». E quello rispose: «Ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla perché tu non vi sia giunto». Perciò quella città fu chiamata Soar. Parola del Signore. Domani noi continueremo la lettura da Genesi capitolo 19, versetto 23. Che la parola del Signore possa rimanere nel tuo cuore, che il Signore possa benedire la tua vita. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme, nel nome di Gesù.